tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno, buonasera, buongiorno. Ciao qui. Luciano. Ciao Paola, come stai? Benissimo. Com'è? Terzo giorno, eh? Insomma, terzo giorno. Ma sono come un pascià qui a Villa Rita, scusa. No, capito, ci mangiamo qua. Bene. Beviamo bene. Beviamo bene. Beviamo c'è bene. Pure la piscina. Ci fanno vabbè, l'aperitivo. Insomma, che un po'... Ci fanno i l'happy hour, l'happy minutes, l'happy day. Cioè, ci anche fanno... troppo. Direi che è proprio una filosofia di vita di quelle va che vorrei bene. Tenere no, per ecco, sempre. Che, capito, la Paola si è già collegata alla canzone che dobbiamo presentare adesso. Un mio successo, probabilmente una delle ultime canzoni che ho scritto. Devo dire che mi sta dando tante soddisfazioni perché in alcuni locali non ha ancora fatta filosofia. Ebbene, adesso ve la faccio ascoltare. Si tratta di filosofia per voi. Luciano Nelli. Guardo il mare e penso sempre a lei. Guardo il cielo e vedo solo lei. Se non fosse qui io che farei? Di filosofia io non vivrei. I colori non li vedo più. Neanche il sole mi riscalda più. Grigio il mondo quando lei non c'è. Di filosofia non vivo più. Quante volte la lasciai, con la mente ci provai, salvo poi tornare qui e pregarla stai con me. Non ha senso questa vita mia senza lei, è solo ipocrisia. È con me anche se non c'è, così non mi lascia mai da solo. Vita mia sei fantastica, ma senza lei che senso hai? Grazie amore di esistere qui con me. Non ha senso questa vita mia senza lei, è solo ipocrisia. È con me anche se non c'è, così non mi lascia mai da solo. Da solo. Andiamo con Jukebox dedicato a te. Vediamo un po'. Sì. E ci whatsappano da Torino, nel Piemonte. E Alessandra che ci scrive dice: ciao, sono Alessandra da Torino. Vorrei sentire Occhi di Fuoco di Castellina Pasi. La dedico alle mie figlie Margherita e Rebecca e alla mia cara amica Chiara. Grazie mille. Occhi di Fuoco ce l'abbiamo, l'accendiamo infuocata per te di Castellina Pasi e salutiamo tutto il Piemonte. Ok, vai così. Jukebox dediche. Essere importante, quante volte mi hai ferito.
tutto intorno. Per salvarmi adesso me ne andrò. Io mi sognavo l'amor con te, ma non c'è. Ora ho capito la verità, sei un uomo senza pietà. Occhi di fuoco puntati su di me, ora mi perdo qui con te. Occhi di fuoco, il cuore tuo non c'è, sento il tuo braccio su di me. Una bella novità, un'altra bella novità delle edizioni Novalis. Salutiamo veramente Roberto e Cristina. E grandi professionisti. Grandi professionisti e grandissimi amici e grandi persone. Sì. Editha Kaminska, L'estate che vorrei, questa è la nuova produzione. Noi l'ascoltiamo e la vediamo. E insieme a voi. Molto, insieme molto a voi. Volentieri. Vai così. L'estate che vorrei. Le edizioni Novalis presentano il video del mese. Grande successo nella scorsa edizione, hanno avuto appunto il sentiero del cuore con la loro Casa Giannina, sì. E noi ve li riproponiamo, magari un po' così a caso, perché come vedete quasi tutti i giorni cambiamo la scenetta, diciamo la cosiddetta scenetta comica. Beh, intanto loro si comportano così naturalmente. Ma loro sono a casa loro, loro sono a casa loro. Guardate, certo. Che è vero, noi siamo stati diverse volte a cena a casa loro e sono così.
Però Nina non ha i bigodini sempre così. No, non, anzi, Nina è anche molto, molto in abiti anche, insomma, molto, più, cioè, ecco. Come dire, poi ecco. Approviscerante. Poi vi spiego che cosa vuol dire, che non vuol dire niente, ma una mia invenzione, però rende l'idea. Comunque, chissà casa, cosa combinano. Casa Giannina. Ma quanti moschi ci sono? Quanti moschi, quanti zanzare? Guarda, non ce la faccio più, Tre giorni che soffi con questo barattolo. Ah. Tre giorni e ci sono sempre le mosche e le zanzare. Che devo fare? Zanzare da tutte le parti. Quindi così non mi fai sentire qui, mi fai vedere che fai con questo, che roba è. Ma che è questo? Si prega vivamente, signori clienti, di controllare le scadenze degli insetticidi. Perché se scaduti i prodotti potrebbero nuocere a mosche e zanzare. Ma lo vedi, Nina, che questo ancora non è scaduto. Scade nel 2025 questo. Hai voglia di spruzzare ogni fenulla con questo. Deve essere scaduto per nuocere a mosche e zanzare. Roba da matti. Questo è tutto ossigeno per loro. È una boccata d'aria, d'aria fresca, una botta di vita per loro. Non è ancora scaduto, hai capito? Deve essere scaduto per essere nocivo. E vuole di star qui fino al 2025 a spruzzare. E qui comando io, e questa casa è mia. Arriva l'amico genio e la Bubi Band che ci fanno ascoltare, soprattutto, ancora. Ancora ci do. Direi proprio che forza, vabbè. E coraggio. Canto fin da quando ero bambino, l'ho fatto anche per un bicchier di vino. Ho venduto tanti dischi in vita mia e la mia voce porta l'allegria. Ho cantato nelle sagre paesane, dove ancora ci son persone sane, in tante discoteche in riva al mare, dove c'è la voglia di ballare. E canto una canzone, e ancora ci do, regalo un'emozione, ancora ci do, ballate amici miei, ancora ci do, saltate più che mai. Ristoranti sono stato, girando il mondo sai quanto ho mangiato, carne, pesce, spada e bucatini, lasagne, campagnole e pendolini. E ancora ci do, con la tagliatella. E ancora ci do, vino con ciambella. Ancora ci do, vai con la fiorentina. Ancora ci do, col pane e la piadina. Se ne ho amate in quantità, bionde, rosse, more, qua e là. Me ne filavo quattro ogni serata e mi son preso pure una sbandata. E ancora ci do, con le belle donne. E ancora ci do, viva le minigonne. Ancora ci do, ma quale pastiglia. Ancora ci do, fa che una meraviglia. Ancora ci do. E
adesso parte la sigla per andare a intervistare l'artista di oggi. Vediamo un po' di scoprire qualcosa in più del nostro artista presente oggi a Ritornelli. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista nel salotto di Ritornelli, torna Valentina Carati. Ciao, ciao. Ma che piacere, Vale, ti abbiamo lasciato bambina e ti ritroviamo donna, e che donna. Sarà forse perché abbiamo marcato il 18° anno, la maggiore età. Complimenti, Vale, stai benissimo. Grazie. Ma soprattutto, congratulazioni per le tue vittorie. E so che tu stai mietendo un sacco di vittime a livello musicale. Qual è l'ultima vittoria? L'ultima vittoria è stata Una voce per l'Europa. Raccontaci un po' di questa rassegna che è importantissima, visto non so quanti concorrenti, quanti eravate iscritti? Sì, è partita con 3.000 concorrenti da tutta Italia e poi la semifinale in 120 e dopo solamente in 24 in finale io sono la vincitrice assoluta. Che bello, guarda, tu hai scelto poi, dovevate scegliere più brani o hai portato sempre un brano che ti sei scelta dall'inizio alla fine? C'erano più brani, io ho portato La notte e un inedito che si intitola 1000 chilometri. Però poi quest'anno che sono ritornata a Chianciano. A Chianciano Terme, sì, salutiamo Chianciano anche tutti gli amici di Teleidea, so che erano anche presenti proprio lì, a Chianciano Terme. Ed è stata un'emozione grandissima essere ospite sul palco di Una voce per l'Europa, perché ho rivissuto tutte le emozioni bellissime e lì ho portato una canzone in spagnolo, una cover, e anche un nuovo inedito. Wow! E la cover in spagnolo si intitola A chi estoy yo ed è quella che ho portato alla Milano Music Week l'anno scorso e adesso è molto popolare in Argentina la mia cover. Bello! Quindi allora sei espatriata, ma noi ti vogliamo tenere qua e non vogliamo che ci lasci. Non vorrei mica andartene in Argentina, che noi importiamo tutte le argentine qua e mo la Valentina ce va là. No, non si può fare sta cosa. Comunque questa canzone, di cosa parla questa canzone che è stata portata al successo adesso da te, ma in primis da... Prima da Luis Fonsi. Da Luis Fonsi. Di che cosa parla? È una canzone d'amore? Sì, è una dichiarazione d'amore e infatti c'è questo ragazzo, questa ragazza che dice al suo amato, alla sua amata che lui ci sarà sempre per lei. Che bello, veramente... già si sciolgono i cuori. Io direi di accenderla, Valentina, e ascoltiamo proprio questa da A Voice for Europe, la vincitrice, proprio qua con noi, Valentina Carati. A voi. Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad, serán de verdad. Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer. Entregarte otra vez sin medir los abrazos que te des. Le pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí. Aquí estoy yo. Cerrándole el paso al dolor,
una bella cumbia suonata da due fisarmoniche, pensate, due grandi campioni. Due grandi Walter. Due grandi Walter. Walter Giannarelli e Walter Losi, che sono veramente dei grandi, grandi, grandi fisarmonicisti, ci fanno ascoltare questa bella cumbia che si chiama... Saborritta. E vai. Il sapore di cumbia. Con queste belle due fisarmoniche noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, mi raccomando, io lo dico sempre, questa nuova come dire, edizione non l'ho ancora detto, adesso lo dico, andate a ballare perché ballando si vive meglio. E noi ci vediamo domani con Ritornelli. Ciao. Ciao. Ritornelli,